Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento sugli temi dibattuti e sulle attività del Consiglio regionale. E noi andiamo subito a vedere nel sommario i temi principali di questa edizione. Maratona di fine anno in Consiglio regionale per approvare la legge di stabilità 2023. Si tratta di un bilancio che prevede una spesa di Regione Toscana di oltre 12 miliardi nel 2023. Tanti temi che sono stati affrontati, la fetta più grande è sempre come tutti gli anni sulla sanità, che in Regione Toscana è particolarmente sentita e importante per tutti i cittadini, ma ci sono tantissimi temi che sono entrati all'interno della legge finanziaria della Toscana. Si parla anche di trasporti, ma anche di edilizia popolare e anche di scuola. Quindi tantissimi i temi e noi andiamo ad ascoltare nelle nostre carrellate di interviste tra i gruppi di maggioranza e di opposizione qual è stato il dibattito in aula e quali sono i temi principali di ogni gruppo. Intanto si tratta di una manovra impegnativa perché fa fronte a quelle che sono le esigenze dei territori della comunità toscana, con un riferimento anche alla legge di bilancio che è in discussione e approvazione in Parlamento, che purtroppo non tratta troppo bene degli aspetti fondamentali come quelli della sanità pubblica, perché se la manovra verrà approvata in Parlamento così come è stata presentata ci saranno dei tagli alla sanità pubblica e sappiamo che la sanità toscana è una delle più pubbliche che abbiamo nel nostro paese. In realtà la manovra che è stata presentata è una manovra che dal punto dei volumi cresce, siamo quasi a 12 miliardi, anche in virtù di un aspetto molto positivo che sono circa 800 milioni in più che arriveranno dall'Europa per quanto riguarda la programmazione ordinaria, quindi i fondi che riguardano il 21-27. Nonostante le difficoltà che ho detto, l'aumento dei costi dell'energia che si aggiungono a queste difficoltà, non sono previsti aumenti di tasse e questo è un altro aspetto che intendiamo sottolineare. Come abbiamo sempre detto, il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Allora abbiamo chiesto di aumentare le risorse per quanto riguarda il sostegno alle famiglie che hanno al loro interno dei disabili gravi, abbiamo chiesto di prevedere delle risorse in continuità con quanto è avvenuto negli anni scorsi per i piccoli comuni, che spesso sono i piccoli comuni montani e delle aree interne. Abbiamo chiesto di aumentare le risorse per sostenere chi ha fatto domanda nei bandi della legge cosiddetta dei custodi della montagna, di cui siamo stati promotori e che ha avuto un grande successo. Sono state oltre 400 le domande che sono pervenute. Il Consiglio regionale, al termine di una lunga seduta con confronti e dibattiti durati alcuni giorni, ha approvato a maggioranza la manovra finanziaria 2023-2025, che comprende il bilancio di previsione, la legge di stabilità per il 2023 e, collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La manovra approvata prevede una spesa di oltre 12 miliardi ed è stata votata a favore dai gruppi del PD e di Italia Viva. Voto contrario invece per i gruppi Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Nel corso delle operazioni di voto sono stati approvati anche una serie di emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Gruppo Misto e un maxi emendamento a presentazione del Presidente Gianni che è stato il frutto di un lavoro di concertazione tra maggioranza e opposizione
e ha messo insieme interventi di spesa su una serie di settori come il sociale, la cultura e l'ambiente. Un emendamento che raccoglie ciò che sia la maggioranza sia la minoranza hanno proposto rispetto al bilancio così come presentato dalla Giunta. È un maxi emendamento che arricchisce le previsioni di intervento di spesa della Regione in una serie di settori, soprattutto il sociale, ma anche settori che in qualche modo possano affiancarsi ad esse, la cultura, tanto per fare un esempio, le questioni ambientali, e devo dire che dimostra che il bilancio diventa un atto concertato fra maggioranza e opposizione e quindi il contributo diventa un contributo costruttivo a un lavoro che la maggioranza con molto dialogo e apertura riesce a sviluppare. Il bilancio quest'anno è un bilancio di investimenti, 100 milioni in più nella parte corrente del bilancio a questo dedicati, la definizione di un impatto e di un impegno forte della Regione per la realizzazione con 200 milioni, 195, dell'ospedale di Livorno, lo sviluppo dei lavori di potenziamento a Cisanello a Pisa, la realizzazione della Darsena Nord, della cosiddetta Darsena Europa al porto di Livorno, che consentirà un pescaggio da 12 a 20 metri, quindi tante più navi potranno attraccare, di interventi che vanno poi in modo più puntuale a coinvolgere il territorio. Io ritengo che sia molto bello che stasera si possa votare con una capacità, diciamo così, di immergere quello che è la proposta della Giunta con contributi importanti che vengono dalla maggioranza del Consiglio regionale e anche dall'opposizione. La posizione del nostro gruppo è un appello al Presidente Gianni nel senso di responsabilità, nel senso di collaborazione anche con le opposizioni. Il bilancio è arrivato in Consiglio regionale, all'attenzione del Consiglio regionale, soltanto 10 giorni fa. Un bilancio importante, un collegato importante, una legge di stabilità importante e non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto 10 giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno. Noi abbiamo chiesto rispetto delle regole, rispetto del nostro regolamento, del nostro statuto, perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo, il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto. Quindi noi siamo disposti anche a concludere la nostra battaglia con la miriade di emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato, soltanto che oltre all'attenzione ulteriore verso i disabili, Maggiani faccia un'ammenda e dica al Consiglio regionale che da oggi in poi il lavoro del Consiglio sarà nel rispetto delle regole, nel rispetto e in garanzia soprattutto delle opposizioni, altrimenti continueremo la nostra battaglia. La questione è sempre la stessa. Siamo di fronte anche qui a un'assenza ancora del piano regionale di sviluppo, naturalmente una partita importante sicuramente già fin da ora la possiamo dire e riguarda gli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno in una fase anche di particolare criticità, tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR, oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto, ecco perché diciamo tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti. La prima è sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, a quei comuni intermedi fino a 20.000 abitanti che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza, che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto che io insisto vengano poi destinati all'efficientamento delle imprese. Questi sono i temi su cui diciamo intendo lavorare e cercare di capire se ci può essere una convergenza ampia in Consiglio regionale. Il commento è presto fatto, un documento di 760 pagine, di appunto documento economico finanziario, consegnato al Consiglio una settimana prima della discussione in aula, con un accavallarsi di commissioni che ha reso praticamente impossibile ogni approfondimento. E questo anche perché sia il Presidente del Consiglio
che è assessore anche al bilancio, e gli altri assessori hanno mancato di farci avere tutta la spiegazione politica di come era stata impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati dei goals dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Una manovra di bilancio che, come abbiamo avuto modo di dire, arriva senza che siano stati rispettati i tempi necessari affinché chiunque, non soltanto le opposizioni, ma chiunque potesse leggere e capire in maniera seria cosa stessimo per votare. Quando ne abbiamo visto i contenuti, abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che è difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio: se si destina 1 milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali, e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo. Una regione deve pensare a stanziare dei fondi per i cinema in generale. Poi saranno i singoli comuni che si candideranno, che si proporranno per ristrutturare i propri cinema. Se si fanno interventi spot diventa difficile giudicare se sono fatti bene o male. E la Giunta Giani ormai ci ha abituato a questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo presentato oltre 1000 emendamenti cercando di riportare questa manovra in un contesto per noi più consono. Terra Viva è stata protagonista dell'approvazione dell'atto più importante della giunta regionale. Il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per la cultura, per gli invasi, per i comuni, tante questioni che vengono affrontate, asili gratis per i bambini in famiglie fino a 35.000 euro, risorse per famiglie che hanno dei minori disabili, risorse aggiuntive per RSA e RSD, una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse, così come Terra Viva aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Penso a dei comuni che avevano sollecitato interventi storici, penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnaripoli rispetto a interventi infrastrutturali, penso anche a Castellina in Chianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport e nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia, ma in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo. PD e Terra Viva hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forti di come siamo entrati in questa esperienza. Sono state giornate lunghe, intense, con un unico obiettivo: cercare di approvare il bilancio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La necessità di non aumentare la tassazione è stato uno delle scelte principali di questo bilancio. Le risorse, più di 100 milioni di euro per cofinanziare i fondi europei. E questo ha ricadute nella vita di ciascuno di noi. Penso per esempio alla possibilità, a partire da settembre, di offrire agli asili nido gratuiti a tutte le famiglie toscane sotto i 35.000 euro di ISEE, oppure finanziare le tante iniziative imprenditoriali che decidono di investire nel territorio della nostra regione. Un bilancio che pone l'attenzione nelle zone più periferiche. Noi ci siamo posti un obiettivo: un bimbo che nasce nel comune più periferico della Toscana deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bambino che nasce, di una bambina che nasce a Firenze. Ed è quello che facciamo con le risorse per i piccoli comuni, offrendo la possibilità di sostenere
le tante iniziative che ci vengono proposte dai territori sotto i 5.000 abitanti. Insomma, un bilancio che pone al centro il tema della salute, della sanità pubblica, della scuola pubblica e che offre opportunità alle cittadine e cittadini toscani. Siamo giunti al termine del racconto che anche oggi abbiamo fatto tra maggioranza e opposizione e i temi del Consiglio regionale. Noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.